Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Studenti del Galilei Sentinelle di Civiltà nel progetto in collaborazione con Carrozzine Determinate. Alcuni ragazzi hanno attraversato questa mattina la città di Pescara in carrozzina per toccare con mano le difficoltà che quotidianamente sopportano le persone con disabilità. Il servizio di Paolo Renzetti. L'obiettivo è quello di abbattere i muri della discriminazione, oltre che demolire le barriere architettoniche. E si è partiti proprio dai giovani del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, che da oggi potranno fregiarsi del titolo di Sentinelle della Civiltà. Il progetto, promosso dall'ufficio disabili del comune di Montesilvano e dal suo responsabile Claudio Ferrante, nel duplice ruolo anche di presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, ha coinvolto questa mattina 53 alunni delle classi terza e quarta del liceo pescarese. Il là al progetto è stato dato ad ottobre, quando le due classi hanno avuto modo di riflettere sul concetto di felicità da un punto di vista inedito ed inatteso, per poi lasciarsi ispirare dall'esperienza condivisa con i collaboratori dell'associazione. Nella giornata di oggi, i giovani, partendo dalla sede del liceo di Via Vespucci, si sono messi invece alla prova con l'esperienza empatica che li vuole direttamente su strada, alla guida di carrozzine, provando direttamente sulla loro pelle le difficoltà di ogni giorno tra marciapiedi senza rampe, radici prominenti e dislivelli eccessivi. Oggi i ragazzi del liceo scientifico Galileo di Pescara sono diventate sentinelle della civiltà e ora faremo questo esperimento, questa esperienza empatica in carrozzina per dimostrare che cosa? Che la disabilità non è una malattia, ma una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, quindi è l'ambiente a creare disabilità, non altro. E quindi i ragazzi immediatamente proveranno, toccheranno con mano i significati di un gradino di 5 centimetri, un muro, una salita e praticamente tutto ciò che tende a imprigionare la persona disabile. Noi siamo nelle scuole, ci siamo apposta, questo progetto meraviglioso che abbiamo scritto e lo stiamo portando in tutte le scuole, non solo d'Abruzzo, ci viene richiesto veramente da tutta Italia. È un progetto meraviglioso, pedagogico, che prende in considerazione proprio un fatto molto semplice, che se ci pensiamo bene siamo tutti disabili, perché lo siamo perché non siamo in grado tutti di fare qualcosa e quindi nel nostro piccolo lo siamo davvero tutti e questo è importante perché così poniamo all'attenzione la persona, l'essere umano e non più il problema, perché poi entra immediatamente il pregiudizio, no? Quello che colloca la persona disabile nel diverso. I ragazzi sono stati meravigliosi perché abbiamo già fatto un primo passo con loro in classe e hanno capito perfettamente tutto questo. Questa mattina ha incontrato la stampa il neoquestore di Chieti, si tratta di Francesco De Cicco, un volto noto in Abruzzo dove ha già lavorato a Pescara, prima come capo di gabinetto e poi come vicario del questore, stessa funzione quest'ultima che ha avuto a Teramo, il servizio di Selenia Secondi. Arriva da 3 anni a Rimini il nuovo questore di Chieti, Francesco De Cicco, originario di Napoli, è entrato in polizia nell'88, è stato vicecommissario a Torino, Agrigento, poi a Firenze nella polizia scientifica per passare a Roma al servizio centrale operativo e infine a Pescara come vicequestore. Tra le operazioni di polizia giudiziaria che ha condotto in Abruzzo va ricordata sicuramente quella che ha portato all'arresto degli affiliati alla banda che metteva a segno furti dai bancomat di quasi tutto l'Abruzzo. Lei eredita il lavoro del questore che l'ha preceduta, Nino Gargano, e lui è stato proprio colui che ha lanciato l'allarme negli ultimi tempi anche su spinta delle lamentele dei cittadini di questo spaccio di giovanissimi che c'è in centro a Chieti. Con quale spirito accoglie questo ruolo oggi? Io conosco il collega Nino Gargano da diversi anni, abbiamo condiviso una fetta significativa della nostra esperienza in polizia, so che lui ha lavorato molto bene in questo territorio, ci siamo sentiti più volte in questi giorni, mi ha rappresentato questo ed altre problematiche che mi accingo a mettere in campo insieme agli altri colleghi che collaboreranno in questa nuova esperienza. Per lei in realtà è un ritorno a casa perché il territorio lo conosce già, è stato vicario sia a Teramo che a Pescara? È un ritorno a casa in tutti i sensi, sia affettivamente che professionalmente.
I problemi ritengo di conoscerli abbastanza, ma bisogna essere sul pezzo per conoscerli ancora meglio, bisogna essere vicini alle persone, alle altre componenti della società, ed è importante instaurare un po' con tutti un dialogo costruttivo, perché soltanto in questa maniera si possono risolvere il problema a cui lei faceva cenno, ma anche ad altri problemi. Quindi il territorio lo conosce. I commercianti e residenti del Comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato oggi un sit-in davanti Palazzo di Città a Pescara. Vediamo il servizio. Dopo la protesta del 26 marzo scorso, che vide commercianti e residenti di via Marconi sfilare in corteo per chiedere la modifica del progetto che riguarda la più importante arteria cittadina, questa mattina gli aderenti al comitato Salviamo Viale Marconi hanno effettuato un sit-in sotto la sede di Palazzo di Città in Piazza Italia. La richiesta è sempre la stessa: modificare il progetto e trovare posti auto nella zona più importante del capoluogo adriatico. Viale Marconi fondamentalmente, se mi permettete, fa schifo perché non è fatta per un'utenza debole. Allora, quando tu fai una strada e non la progetti prima per un'utenza debole, cioè per un portatore di handicap, per un anziano, per un bambino, per un disabile, cioè per quella fascia più debole, vuol dire che stai facendo qualcosa contro l'umanità, e via Marconi non è fatta per favorire l'utenza debole, è fatta per far passare i pullman velocemente e basta, e questo non è compatibile con il vivere cittadino di una città. Insomma, non c'è niente da non se ne può parlare. Quando sono fatti male gli attraversamenti pedonali o non sono fatti proprio, c'è una doppia striscia continua e quindi un bambino dovrebbe attraversare di là senza la possibilità di usare un semaforo, senza la possibilità di avere un'isola salvagente, cioè non ne possiamo parlare. Cioè, nasce un progetto proprio all'opposto di quello che dovrebbe essere. Abbiamo provato più volte a avere questi incontri con l'amministrazione, ma è stato impossibile avere un confronto costruttivo, e quindi per la seconda volta, questa volta in modo più allargato, perché non parliamo solo noi di Viale Marconi, ma parlano tutti gli esercenti della città di Pescara da nord a sud, in quanto Pescara è una città che nasce e si sviluppa sul commercio, e tutte le politiche possa in essere da questa amministrazione sono anticommerciali, e quindi noi chiediamo che vengano poste in essere delle politiche che aiutino il commercio a rimanere in piedi, perché dopo 2 anni di pandemia c'è da dire che c'è bisogno di un supporto, e invece vediamo che qualunque tipo di mossa che il Comune sta portando avanti sta andando contro gli esercenti di Pescara. Oltre il 26% del proprio fabbisogno energetico deriva da fonti rinnovabili, sono questi dati ufficiali che consentono all'Abruzzo di classificarsi al 7° posto in Italia per la riconversione energetica. Vediamo. L'Abruzzo sul fronte dell'energia è una delle regioni che risulta più avanti nel cammino verso la riconversione energetica, producendo dalle rinnovabili il 26,6% del suo fabbisogno, risultando così la 7ª regione in Italia. L'Abruzzo è poi 4° per l'idroelettrico e 5° per numero di pannelli fotovoltaici rispetto agli abitanti. Resta in top 10, con l'8° posto, anche per la potenza installata di eolico. Sotto la media il fabbisogno di gas metano, che copre solo il 30,6%. A certificarlo sono i dati contenuti nell'ultimo report dell'Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo. I dati restano comunque una notizia positiva, considerando che il 40% di gas viene fornito all'Italia dalla Russia. I dati sulla produzione di energia rinnovabile sono stati al centro nei giorni scorsi del convegno Energy for the Future, organizzato dall'Agenzia Regionale Attività Produttive. Nel ruolo di braccio operativo della Regione Abruzzo, con al centro le opportunità offerte dalla tecnologia dell'idrogeno verde, che consente di immagazzinare, stoccare e rendere fruibile l'energia prodotta da fotovoltaico, eolico e idroelettrico, con zero emissioni e in prospettiva a prezzi competitivi per imprese e famiglie. L'ARAP è pronta ad estendere le sue competenze anche nelle aree di insediamento industriale dei comuni ricompresi nelle zone economiche speciali abruzzesi, che potranno dunque essere, anche loro, protagoniste della creazione della filiera regionale dell'idrogeno verde. Così il direttore generale dell'ARAP, Antonio Morgante, in seguito ai lavori del convegno internazionale.
Tornando al report, l'Abruzzo ha consumato, trasporti esclusi, 2.448 kilotep, unità di misura dell'energia che esprime la tonnellata equivalente di petrolio. Si tratta di energia per i riscaldamenti e per l'elettricità, sia per le case che per le attività produttive. Per raggiungere questa cifra, l'Abruzzo ha dovuto attingere per il 30,6% del gas naturale e per il 28,1% dal petrolio e dai loro derivati. Per il 26,6% invece dalle energie rinnovabili, mentre per il 14,6% da altre fonti. Da evidenziare anche il dato dell'energia rinnovabile. La regione infatti è sopra la media italiana del 17,1% e l'Abruzzo, che fra le regioni del centro-sud ha la maggiore potenza installata per l'idroelettrico, è sesta nella graduatoria nazionale e quarta per potenza rapportata a 10.000 abitanti. Il Comune di Teramo, attraverso la gestione pubblica della Team, punta a trasformare il centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo in una cittadella del riuso. In programma ci sono interventi strutturali importanti legati ai finanziamenti del PNRR. Tania Bonnici Castelli. Il centro di raccolta rifiuti di Contrada Carapollo a Teramo, gestito dalla Team, si pone come obiettivo quello di diventare una vera e propria cittadella del riciclo, un luogo dove i materiali a fine vita possano trasformarsi in una nuova risorsa economica per la comunità teramana. Ciò che noi consideriamo rifiuti in realtà sono materiali di recupero e in questo momento storico in cui le materie prime sono sempre più carenti diventa chiaramente un valore aggiunto avere un luogo di questa caratura. In questo momento noi ci troviamo tra l'altro sotto la tettoia per i rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, frigoriferi, ma anche semplicemente fonto, stapane, quindi piccoli e grandi rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche con al di sopra una copertura con pannelli fotovoltaici che servono a creare dell'energia che servirà sicuramente per le macchine elettriche di cui si doterà la Team, ma anche ad alimentare l'ufficio qui all'ingresso del centro di raccolta. Comune e Teramo Ambiente si impegnano dunque alla completa realizzazione del polo integrato di Carapollo, che comprende il centro del riuso e il centro di trasferenza, un percorso appena iniziato e che prevede interventi strutturali importanti legati ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stata creata una cartellonistica attraverso la quale si capisce cosa si viene a fare qui e il modo in cui si conferiscono i residui di casa. È stato creato un nuovo servizio d'ingresso per cui ci sarà una risorsa dedicata affinché venga verificato il controllo e l'iscrizione alla Tari e poi abbiamo cercato di dare un senso anche cromatico a quello che bisogna fare, nel senso che oggi quasi tutti identificano il rifiuto differenziato con i colori, anche perché i mastelli che abbiamo a casa ne sono già un primo esempio. Abbiamo cercato di seguire queste indicazioni per rendere più agevole quello che si viene a fare a Carapollo. Critiche arrivano al DDL appalti da parte della CGIL che parla di ricadute negative sul settore per la possibilità di escludere la clausola sociale che diventa facoltativa. Vediamo il servizio. Ranieri, voi chiedete come CGIL che per quanto concerne il disegno di legge appalti venga ripristinata la clausola sociale, perché? Assolutamente sì, questo disegno di legge è stato già approvato in Senato ed ora è in discussione in Parlamento, quindi noi ci appelliamo a tutti i parlamentari perché emendino questo disegno di legge. La clausola sociale sostanzialmente negli appalti è quella che garantisce in tutti gli appalti pubblici che vengano riassorbiti i lavoratori che si trovano in quell'appalto, quindi se parliamo di una mensa piuttosto che di altri servizi, pensiamo appunto a tutte le mense scolastiche, le pulizie, pensiamo al servizio di CUP degli ospedali e così via. La clausola sociale consente di riassumere tutti quei lavoratori. Dire come fa il disegno di legge che non vi è più la obbligatorietà bensì solo la facoltà della clausola sociale significa rischiare che migliaia di lavoratori in Abruzzo vadano a casa nei cambi di appalto. Cipollini, quali sarebbero le ricadute sul settore degli appalti qualora non venisse più garantita l'obbligatorietà della clausola sociale?
Ma potenzialmente sono a rischio tutti i posti di lavoro dei lavoratori che stanno negli appalti, soprattutto negli appalti di servizi che sono ad alta intensità di manodopera in tutta Italia, nella nostra regione, nell'Abruzzo e nel Molise. Diciamo che nel nostro territorio, nei nostri territori sono almeno più di 10.000 i lavoratori che stanno in questi appalti. Noi parliamo di tutte le scuole pubbliche, gli uffici comunali, di quelli che sono i presidi sanitari, ospedali, uffici ministeriali, in tutti gli uffici ci sono lavoratori che fanno pulizie, che fanno mensa, che fanno questi tipi di servizi, vigilanza, questi sono degli appalti. Se ogni volta che viene bandito una gara d'appalto si mette in discussione i posti di lavoro, si vive in una situazione di costante precarietà. Alla luce delle ultime notizie apprese a mezzo stampa relative alla prossima chiusura dell'unica sala cinematografica presente nel comune di Chieti, la SLC e la CGL del territorio chiedono l'apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni comunali competenti. Siamo fortemente preoccupati, dicono i sindacati, non solo per il futuro occupazionale dei lavoratori impegnati nella struttura, ma anche per quello che la struttura stessa rappresenta per un'intera collettività. Crediamo che in un siffatto contesto ognuno sia chiamato a fare fino in fondo la propria parte per trovare soluzioni sostenibili in riferimento al futuro dei lavoratori impegnati all'interno del cinema multisala del Megalò, salvaguardando nel contempo ciò che la struttura rappresenta per l'intera comunità di Chieti. E domani aprirà presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Rinascimento dei Bambini, curata dal Centro Servizi per il Volontariato. Vediamo. Presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Il Rinascimento dei Bambini, che conclude il percorso progettuale Scuola e Volontariato del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. La mostra, nata per celebrare i 600 anni dalla fondazione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, è stata scelta dal CSV Abruzzo perché racconta la storia dal notevole valore educativo per i valori del volontariato, di un'opera sociale tuttora attiva e sostenuta da tutta la comunità. Si tratta di un esempio importante per il raggiungimento del bene comune attraverso una concreta partecipazione della comunità cittadina. L'esposizione è in programma a Pescara dal 21 al 30 aprile nei locali della Fondazione Pescara Abruzzo e a Chieti dal 5 all'11 maggio nelle sale della provincia in Corso Marucino. Questa iniziativa intanto chiude un progetto con i giovani e quindi già questo dice la sua importanza. Chiudere poi questo progetto con un'iniziativa di solidarietà significa buttare un seme che i ragazzi possono raccogliere in termini di gratuità, di bellezza, di carità, e questo può far sì che questi ragazzi possano contribuire a migliorare la nostra società, a costruire il bene comune. Questo è un po' quello che noi volevamo in qualche maniera dire attraverso questa mostra, ma non lo vogliamo dire solo ai ragazzi, lo vogliamo dire anche alla città. Infatti il pomeriggio la mostra sarà disponibile per tutti quelli che la vorranno visitare e mi auguro che siano tanti. È un'iniziativa che coniuga degli ingredienti straordinariamente efficaci: da una parte i principi di carità, di sensibilità, di umanità e soprattutto, soprattutto dal mio punto di vista laico, principi di solidarietà che implicano anche il senso dell'assunzione del dovere verso problemi critici che riguardano l'età dell'infanzia. Dall'altra c'è un percorso che si intriga con il ruolo dell'arte e della bellezza e sinceramente non riesco a vedere un percorso più nobile per essere solidali verso le criticità dell'età infantile, distanti dal ruolo della bellezza e dalla grande efficace e duratura capacità dell'arte di rendere più buoni gli uomini. La festa della liberazione quest'anno a Chieti sarà celebrata da 3 giorni di eventi resi possibili grazie alla sinergia con la prefettura, con l'ANPI e diverse altre associazioni cittadine che animeranno gli appuntamenti su tutto il territorio. Vediamo. Le note del Miserere di Saverio Selecchi sono tornate a vibrare lungo le strade di Chieti con i suoi 190 cantori e i 120 elementi d'orchestra diretti dal maestro Loris Medoro. Sono le 19.30 quando il lungo corteo della processione del Venerdì Santo, dopo aver percorso dalla Cattedrale di San Giustino via Poglione, appare in piazza Valignani con lo stendardo nero dell'arcivescovo.
C'è un problema nel servizio, andiamo allora alla pagina dello sport. Il Pescara torna al lavoro questo pomeriggio allo stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina per il match dell'ultima di campionato con Limolese, per il quale è stato designato Hermes Cavaliere della sezione di Paola. Non sarà a disposizione il terzino Frascatore, dovrebbe essere del match Pontisso. Il Pescara vuole centrare un piazzamento che sia il migliore possibile per affrontare dei playoff che sono molto difficili da vincere. Il servizio. Da 5 anni i playoff di Serie C sono una vera e propria lotteria. Bisogna arrivare pronti, esprimere le proprie potenzialità e servirà anche buona sorte necessaria quando ai nastri di partenza si presenteranno ben 28 squadre per un solo posto disponibile per andare in Serie B. Una formula allargata che ha avuto qualche piccola modifica in questi anni, ma che nella sua essenza fu voluta, a partire dalla stagione 2016-17, dall'allora presidente della Lega Pro Gabriele Gravina per dare sostanza alle ultime giornate di campionato, motivando verso un obiettivo formazioni che altrimenti non avrebbero avuto fini di classifica nelle ultime settimane del torneo. La breve storia dice poi che il piazzamento pesa. L'impresa è stata firmata dal Cosenza di Braglia nella stagione 17-18, da quinta classificata fece l'intero percorso per tagliare il traguardo della B, ma l'obiettivo è stato generalmente centrato dalle seconde: Parma 16-17, Reggiana 19-20, Alessandria 20-21. Nella stagione 18-19 si liberò un posto in più e vennero promosse le vincenti delle due semifinali. Il Trapani ebbe la meglio sul Piacenza, 2 seconde, il Pisa di D'Angelo, 3º, batté la Triestina, 2ª. Dal 1 maggio al 12 giugno, questa è la durata della competizione, formula snellissima nei primi 2 turni che si svolgeranno con partite secche da 90 minuti, nel quale il pareggio fa avanzare la migliore classificata che gioca anche in casa. Nei gironi B e C, 5ª contro 10ª, 6ª contro 9ª, 7ª contro 8ª. Nel 2º turno entra in gioco la 4ª che sfida la peggio classificata tra le 3 qualificate, di conseguenza l'altro abbinamento. Nel girone A il Renate, già matematicamente 4º, accede al 3º turno come sostituta della vincitrice della Coppa Italia. Quindi sarà al 1º turno 6ª contro 11ª, 7ª contro 10ª, 8ª contro 9ª. La 5ª entra in scena nel 2º turno. Le 6 squadre, 2 per girone, che avranno la meglio, accederanno al 3º turno, dal quale parte anche la fase con partite andata e ritorno, e chi ha la migliore classifica tra loro sarà testa di serie al pari delle 3/3 e del Renate, che faranno il loro ingresso nel tabellone. Le 5 teste di serie saranno abbinate alle altre tramite sorteggio, giocheranno in casa il ritorno e passeranno il turno in caso di differenza reti pari nei 2 match. La migliore classificata tra le 4 vincitrici sarà testa di serie nel 4º turno assieme alle 3 seconde che entrano in gioco. Anche qui si ripete il meccanismo del turno precedente. Le 4 qualificate accedono poi alla Final Four. Qui decadono i vantaggi delle classifiche. Un sorteggio integrale definisce gli accoppiamenti e in caso di parità nei 2 confronti si andrà fino ai supplementari e ai calci di rigore. Stesso discorso per la finalissima. Un percorso lungo, tortuoso e intenso, nel quale entrare il più tardi possibile, risparmiando energie e preparandosi bene fisicamente e mentalmente, può risultare determinante. Raggiunta la salvezza in casa Teramo, è tempo di bilanci. L'esterno sinistro Mordini ripercorre alcune tappe del cammino della squadra e individua 2 trasferte come punti chiave per l'obiettivo, non solo la vittoria con la Fermana ma anche quella contro la Viterbese. Ascoltiamolo. Sicuramente l'ambiente è sereno, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello più importante, che era la salvezza, che se ripensiamo un mese fa avevamo gli stessi punti della Fermana quando abbiamo fatto lo scontro diretto, e quindi ci siamo un po' allontanati e è arrivata la matematica già a 2 giornate dalla fine, quindi abbiamo fatto un bel percorso e devo veramente fare i complimenti alla squadra, allo staff e a tutta la società, perché anche nei momenti di difficoltà siamo riusciti a compattarci, e questo può sembrare semplice ma ti assicuro che non lo è, e quindi niente, sono molto felice del percorso che ho fatto da quando sono arrivato qui a gennaio. Ci teniamo a fare bella figura, sappiamo che è una partita difficile,
E poi è difficile, però comunque c'è ancora quel barlume di speranza di fare i playoff e noi ce la metteremo tutta per riuscire. Sarebbe una bella impresa che, perché no, tutto, nel calcio tutto può succedere, quindi ce la metteremo tutta. Allora, sono arrivato qua dove sapevo che qualcosa comunque non stava funzionando nella maniera migliore, perché comunque si arrivava da un periodo brutto, il peggiore per il Teramo, dove si perdevano partite per 3-4-0, però comunque in un secondo momento sapevo pure che era una squadra fatta con dei valori e c'erano anche giocatori e soprattutto lo staff che comunque lavorava bene. E non ci ho pensato due volte a venire qua e fare la scelta di venire nel Teramo. Poi col passare dei mesi ci siamo compattati e siamo riusciti a fare gruppo e sono venuti risultati che sono frutti del lavoro svolto con il mister tutti i giorni, sia nei momenti positivi che nei momenti soprattutto negativi, quando poi abbiamo sempre reagito alla grande, che poi è stato quello che ha fatto la differenza, il saper reagire quando, dopo una sconfitta. Io ho ancora 2 anni di contratto con la Fermana, sono in prestito qua, quindi tutto dipende anche dai playout della Fermana e quindi ancora il mio destino è incerto, dipende anche da altri fattori. Ci sono anche altre partite dove abbiamo anche la vittoria a Viterbo, secondo me è stata fondamentale, perché comunque hai guadagnato 3 punti sulla Viterbese in un momento dove loro stavano facendo punti e si stavano avvicinando, quindi ci metto anche quella di Fermo, ma ci metto anche quella di Viterbo, secondo me sono le due fondamentali. 2 recuperi si giocano oggi per il campionato di Serie D, tra poco alle 15 in campo il Pineto che ospita il Porto d'Ascoli, alle 18 si disputa alla Riviera delle Palme San Benedettese Vasto Girardi, previsto anche un recupero per il campionato di Eccellenza, Penne Avezzano, sospesa lo scorso 3 aprile, la gara sarà giocata dal 23esimo del primo tempo sul punteggio di 1-1, in caso di vittoria l'Avezzano centrerà la matematica promozione in Serie D. A proposito di Pineto Porto d'Ascoli sono arrivate anche le formazioni, possiamo leggerle insieme attraverso la distinta: Pineto in campo con Mercorelli, Bosco e Pepe, Caprioli, Minincleri e Mesisca, Della Quercia, Barlafante, Romano, Rea e Galeano. Risponde il Porto d'Ascoli con Finori, Petrini e Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Battista, Evangelisti, D'Alessandro e Spagna. I 2 allenatori sono Amaulo e Ciampelli, dirige l'incontro Alberto Poli della sezione di Verona. È mercoledì anche all'insegna del volley, con 3 match programmati per questa sera. Playoff di A3, Abba Porto Maggiore a Pineto, ore 20:30, biglietti a 5 euro per adulti, 1 euro per under 18 in B1 femminile, gara importantissima in chiave salvezza alle 20 a Nocciano tra Teatina e Iesi. In B2 femminile alle 20:30, altro incontro salvezza tra Bisceglie e D'Annunziana. Gli ultimi 2 sono dei recuperi. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.